Lunedì 7 settembre gli agricoltori manifesteranno a Bruxelles, si terrà un consiglio straordinario perché la situazione dei mercati non è delle migliori e questo dura da mesi. Che cosa si può fare, che cosa si può rispondere nel breve periodo, ma anche con interventi strutturali nel lungo periodo? Sì, purtroppo quello che si sta manifestando è esattamente quello che aveva previsto il Parlamento europeo e la Commissione agricoltura. L'avevamo detto al commissario Hogan, la situazione non è soltanto legata alla volatilità dei prezzi, c'è una riduzione sostanziale in moltissimi settori, c'è un crollo della domanda in alcuni paesi che, accompagnato all'embargo russo, un crollo dei consumi, sta portando a un abbassamento dei prezzi oramai non più sostenibile. Il latte certamente è uno dei problemi maggiori, il latte spot continua a calare. Oggi abbiamo assolutamente bisogno che la Commissione dia risposte, non solo congiunturali, necessarie, prezzo di intervento sul latte, garantire il sostegno alla stagionatura, il sostegno per i formaggi, ma occorre guardare in prospettiva. Questo è quello che noi chiederemo con una Commissione Agricoltura straordinaria che faremo prossima settimana, proprio il giorno dopo la manifestazione, l'8 settembre a Strasburgo. Una Commissione Agricoltura con il commissario presente a cui chiederemo nuovi strumenti di gestione della crisi. Il problema non è risolvibile con piccoli interventi congiunturali che ovviamente servono. Serve anticipare gli aiuti della PAC, serve anticipare e dare degli strumenti di sostegno agli agricoltori, ma ciò che noi chiediamo è una riflessione seria sugli strumenti di gestione della crisi. Questo sistema così non può funzionare. I periodi in cui i prezzi bassi sono troppo lunghi e il calo del reddito non consente agli agricoltori di sopravvivere. L'avevamo detto nel dibattito sulla riforma della PAC con l'OCM unica, avevamo introdotto alcune idee, non vennero introdotte in quel passaggio. Io penso che sia arrivato il momento, con la revisione della PAC, con il dibattito che dovremo intavolare nei prossimi mesi, di mettere fortemente mano a una riforma che è poi quello che in parte gli americani con il nuovo Farm Bill hanno introdotto, cioè irrobustire la gestione della crisi. Non significa garantire prezzi, ma significa dare strumenti moderni, innovativi per gestire le fasi congiunturali difficili.